Presidente, 12 banche del territorio cuneese oggi incontrano Confartigianato per vedere insieme di trovare delle soluzioni per il caro energia e per le imprese. Sì, abbiamo ritenuto importante come associazione di categoria estendere l'invito a quelle che sono le banche di questo nostro territorio molto vasto, che ha un gran numero di banche del territorio ma anche delle banche di livello nazionale. Con loro questa mattina vogliamo toccare quelli che secondo noi sono gli aspetti fondamentali di un momento di grave criticità sulla liquidità e sulla impostazione di moltissime nostre aziende, associate e non associate, quindi con loro affrontare le tematiche che possono essere, diciamo, sviluppate restando all'interno di quelli che sono comunque dei vincoli che Banca d'Italia, piuttosto che la BCE, piuttosto che l'ABI, obbliga sulle banche. L'intento di questa mattina è di fare chiarezza, soprattutto di far conoscere quelli che sono i dati che abbiamo raccolto in un'indagine di queste ultime settimane, per far comprendere quello che è la grande difficoltà legata al tema dell'energia e al tema del gas. Quali potrebbero essere le strategie da mettere in atto in collaborazione con Confartigianato da parte delle banche? Sicuramente noi vorremmo con loro trovare un modo per arrivare all'istituzione più importante sul tema della moratoria, una moratoria che dovrebbe secondo noi riprendere le tematiche che erano già state riprese in epoca Covid e quindi permettere di poter traslare rata capitale, lasciando solamente la rata interesse, a tutte quelle aziende che avranno questo tipo di problematica. E quindi vogliamo con le banche del territorio e con le banche più importanti capire quello che può essere una strada per arrivare in ABI, per cercare di arrivare laggiù dove vengono prese le decisioni e far comprendere quello che è un momento di grave criticità che vogliamo sottolineare appunto nell'incontro di questa mattina. Si vuole fare un ragionamento su quella che è la situazione economica attuale, su quella che è la situazione proprio delle imprese. Il caro energia sta colpendo le aziende, sono cambiati quelli che sono gli scenari all'interno del quale lavoravano le imprese. Prima il costo dell'energia era facilmente presumibile, era facilmente stimabile e non c'era un rischio di credito per le nostre aziende. Oggi siamo in uno scenario dove c'è una grande fluttuazione di quelli che sono i costi di gas e luce, le nostre aziende fanno difficoltà a fare i piani. Il rischio credito sta diventando un rischio importante, un rischio finanziario, al tempo stesso si fa fatica anche a fare delle previsioni con un alto aumento di costi, quindi si vuole capire col mondo bancario quali situazioni e quali possibilità mettere in atto per cercare di gestire queste difficoltà e scongiurare il rischio che delle imprese chiudano, delle imprese mettano i dipendenti in cassa integrazione. Quindi è un momento di dialogo e di ragionamento finalizzato a salvaguardare quello che è un tessuto produttivo importante, che è il tessuto della provincia di Cuneo. Ma il ragionamento che si fa è sul tema delle moratorie, capire come la moratoria piuttosto che la sospensione degli interessi delle rate possa essere gli strumenti che non vanno a incidere sul mondo bancario, dare loro problemi, quella che è la gestione bancaria, ma al tempo stesso dare un po' di solidità e di respiro alle nostre imprese che si vedono rallentati magari il pagamento di certi finanziamenti per poter far fronte alle bollette. Non siamo così convinti che erogazione di alto credito possa agevolare le imprese, perché può andare ad aggiungere costi su costi. Oggi sono rappresentate ben 12 imprese del territorio cuneese, quindi c'è una grande disponibilità. Sì, abbiamo la presenza di praticamente tutto il tessuto bancario cuneese, perché è un problema molto sentito, è un problema importante, è un problema che investe tutti, investe poi anche di riflesso il mondo bancario, perché un'azienda oggi che ha delle difficoltà economiche, poi è un'azienda che ha chiesto credito, è un'azienda che deve essere sostenuta e quindi dobbiamo, come ho detto prima, salvaguardare un tessuto produttivo importante che ha resistito anche agli anni del Covid e oggi dobbiamo guardare al futuro dando noi delle soluzioni di continuità.